Amici di Maniscalco Nero, oggi andremo a fare qualcosa di totalmente nuovo per il canale. Andremo ad analizzare la preparazione del rilascio del tiro dalla prospettiva soggettiva del tiratore. Per fare questo utilizzeremo questa, una GoPro con il montaggio sulla testa. In questo modo riuscirete ad osservare quello che vede il giocatore al momento del tiro. Ragazzi, mi raccomando, prestate la massima attenzione e non vi fate distrarre da questa bellissima uniforme del Maniscalco Nero fatta da Jump. Vedete? Jump è un'azienda che produce uniformi sportive personalizzate. Se ne volete sapere di più, andatevi a vedere il video che ho fatto sulla divisa del Maniscalco Nero customizzata. Per prima cosa mi posizionerò a una distanza dal canestro di circa un metro e mezzo, punte rivolte verso il ferro, larghezza dei piedi alla stessa larghezza delle spalle, peso sugli avampiedi, quindi incomincio ad assumere una posizione fondamentale, ginocchia piegate, addominali contratti. Vado a lavorare su una presa digitale, vedete lo spazio tra il pallone e il palmo? C'è quest'incavo e naturalmente ci sarà spazio anche tra le dita e il pallone. Così facendo aumento la sensibilità della mano sul pallone, vedete, non l'appoggio così, ma lo appoggio esclusivamente con i polpastrelli, presa digitale. Lavorerò quindi su il polso carico, vedete, piegato, pronto a dare la frustata con il polso. Allora, a questo punto osservate, polso carico, avambraccio perpendicolare, incomincerò a lavorare sul rilascio del polso, quindi il polso spezzato o collo d'oca. Viene definito collo d'oca perché il movimento è questo, eccolo qua, così deve terminare. Il polso fa questo movimento, va in alto, poi spezzerà con l'indice all'interno del canestro, vedete, con l'indice indico il canestro dentro, questo movimento qua sarà. Naturalmente c'è l'avambraccio perpendicolare, continuerà ad andare perpendicolarmente, guardate l'indice, dentro al canestro. Osservate l'indice che va dentro al canestro, guardate, vedete? Amici di Maniscalco Nero, vi è piaciuto il video in soggettiva con la GoPro? Allora, se vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale per supportarlo e naturalmente scrivetemi nei commenti quali altri video con la GoPro vi piacerebbe vedere. Alla prossima!